oggi super apertura di coppia. Ma dov'è la coppia? Eccoci. Eccola, arrivano. Ma di chi sarà il pacco rosa? Io. Di Mati. E allora ragazze, apertura di coppia. Delle valigie, qui c'è Topolino e qui c'è Minnie. C'è un biglietto. C'è un biglietto. Zippiamo, zippiamo allora. Fai la valigia per scoprire dove andremo. Ma quindi si va da qualche parte? Piazza Torino e Divo. Eccoli che arrivano. Il pigiamino. Niccolò. Oh, guarda, è una N. Sì. Bene. La S. Via. Pantaloni. Trovati. Mati, hai trovato i leggings? Sì. Con lettera I. Trovato la R. La R hai trovato? Eccola qua. Mutande. Ecco. I. Una D. Calzini. Trovato? Trovato. E. Una Y. Libro. Cas. Ecco. I libri delle principesse. Ci vuole la cuffia. E non per fare il bagno, eh. Ah. E la P. La maglietta. Qua. Ecco. Trovata. Che è la mia preferita. Aspetta, do questa. L. Portate anche mamma e papà? Sì. E allora cercate su di noi. Forza, cercateci. No. Sì, in grande, Mati. Avete capito dove andiamo, ragazzi? No. No. Vi diamo allora le iniziali, ragazzi. La P. E una la D. Le lettere blu formano una parola. E le lettere viola ne formano un'altra. Par. I. Pari. A. Parigi. Brava, Mati. Scritto Paris. In francese, però. Paris. Capito. No, suggerimento, non ci siamo. No, io. Devi dire a Mati cosa è scritto, sai, perché. Disneyland. Disneyland Paris. Disneyland Paris. Vado a Disneyland. Ma prima di partire, chiudiamo le valigie. Vai. Fai Pippo? Qui c'è Mati? Ma c'è Pippo veramente! È vero! Con scarpone appeso sul filo! E qua c'è il timone! Ma che bello! Sembra di essere in una nave! L'ancora sulle lampade! Oh! Capitano! Ragazzi, il bagno! Andiamo a vedere il topo bagno! La doccia! Vediamo la doccia! Una banchetta! Ma no! Pipì di coppia! Guarda i saponi! Con l'orecchio anche quelli! I topo saponi! Io credevo che questo c'era uno shampoo e questo un bagno schiuma. E questa chi è? La maglietta! Facendo la doccia di coppia! Ma non finisce qui la stanza, perché... Qui c'è la mia... Ma no! Pensavo dormisse! In fondo al mare abbiamo trovato anche un tesoro! Un tesoro? Ah sì! Questi cioccolatini ce l'hanno dati appena arrivati, che gentili! Ma che sta rubando? Le monete! E questa è la nostra terrazza! Buonanotte, Disneyland! Ci vediamo domani mattina! Sì. Ci siamo, ragazzi! Finalmente stiamo andando a Disneyland! Quello dietro di noi è il nostro hotel, che si chiama Newport Bay. Eccolo lì. Questo è il lago che c'è di fronte a noi. Questa è la mappa. E Nicolò ha la mappa. Noi siamo qua. Stiamo andando a Disneyland? Sì. Ok. Matti, cos'è che vediamo per primo? Il castello. Sì, il castello di Aurora. Tutto rosa, tutto grande. Ale, ti ricordi che siamo già stati? Sì. La bellezza di 15 anni fa. Quindi ci saranno un sacco di novità da vedere che vi mostreremo. Allora, anche il labirinto. C'è anche il labirinto, sì. Giusto? Noi saremo qui 3 giorni. Prima vi mostriamo tutte le attrazioni che vediamo. Dopo gli spettacoli e dopo tutte le cose buone che mangiamo. E dopo vi diciamo cosa ci è piaciuto di più. E dopo, Nicky? Torniamo a casa. Giusto! Che bello! Thank you.
Questi sono da Prince. C'è la spada laser. Oh, ma che spettacolo. E dopo le attrazioni è arrivato il momento degli spettacoli. Vado dai nostri ballerini. Fate ragazzi. Ma che bravi. Ma guardiamo le parate e gli spettacoli Disney, che è meglio. Perché i ballerini sono ancora in azione. Thank you.
Ragazzi, siamo nel Disney Store definitivo. E quando dico definitivo, dico che c'è veramente di tutto. Pinzate quella bambina, pinzate quella bambina. Pinziamo il bambino, pinziamo il bambino. Ma no, pensate al papà. Cars. Sai chi c'è, Nicolo? Cars. No, è Santa McQueen, sbagliato. Ale, questa è una zona pericolosa. Molto pericolosa. Zona principesse. Matilde è partita all'attacco. La zona ancora più pericolosa, le bambole delle principesse. No, è pericolosissima, è la preferita di Mati. Mati, ti piace? No, anche i fiori. No, anche i fiori, Ale. Vuol dire che è la bambola definitiva. Facciamo vedere a Mati. Cosa c'è? No, ci sono anche i guanti di Rapunzel. Non si è accorta che ci sono anche le scarpe di Rapunzel? Non fategliele vedere, non fategliele vedere. Chi saresti? Elso. Elso è tornato. No, non farglielo vedere a Mati. Non farglielo vedere a Mati, Mati. No, l'ha vista. È il cuscino di Milù. Ale, ho trovato le ciabatte definitive. Sì! Brontolo! Le mutande di Brontolo? Perché sono le mutande di Brontolo? Per Mickey! Per te! Per me? No, preferisco quelle di Iron Man. L'area Pisolini per tre. C'è l'area Pisolini per tre. Fanno tutte la nanna, sono così dolci. Questo devo vedere, Mickey. No, Mickey, non è vedere che c'è anche Flash. Ho visto, Io adoro questo momento, ragazzi. Il momento della prova cuffie! Qui c'è Pippo. Ciao, Pippo! Se schiacci le zampine, si muovono le orecchiette, è carina. Guarda l'effetto, Mati. No, è carinissimo. Ma è già arrivato il momento dei cerchietti. Adoro anche il momento dei cerchietti. Nicolò, non mettere già il pollicione, il video non è finito. È sempre il momento delle ciambelle. Ale, mi viene voglia di assaggiarti. Ale, non guardare i gioielli. Siamo qui per Disneyland. Ale, paghi tu? Brava, io solo monete cioccolose. E ora è il momento di mostrarvi il nostro shopping. Cominciamo da me. Queste sì? Fantastiche orecchiette. Ciao Minnie. Partiamo infatti dallo shopping dei grandi, che è quello anche più veloce. Poi abbiamo la maglietta di Trilli. È sciccosa, dorata. Ci piace. E il portachiavi di Jasmine. Bello, per essere principessa sempre. Ah, dimenticavo. Sì? Non è poi così veloce. Tadan, cover di Minnie. Quante cose, Ale. Io invece sono un genio. Ma ho solo la maglietta del genio. Beh dai, facciamo anche l'ombrello piccolino di Disneyland. E il magnete. Ah sì. È familiare, dai. Certo, per la nostra collezione sul forno GBR. Adesso tocca a me. E sveliamo che c'era anche un Lego Store bellissimo. Questo è il calendario Lego da scrivania. Questo. Questo è bellissimo, perché quando metti questo collarino diventi una specie di sticcino. Poi sotto la mia maglietta c'è la maglietta degli Incredibili, quella di Flash. Nicolò ha il costume, ma quando finisce il carnevale diventa Incrediboy. Che ore sono, Buzz? Le 9:20. Grande, mettimi subito al polso. Nel frattempo io, ragazzi, metto non uno ma ben due pollicioni. A me mi è piaciuto molto questa, la coperta di Minnie morbidosa. Perché è nuda una Punzel? Perché devo ancora vestirla. E i vestiti sono... Ta-ta, ragazzi, se volete fare un appendino veloce, potete usare il signor Bottiglia. Poi mi è piaciuta molto questa, che è molto morbida. È morbida, continua la collezione di Minù e questa è morbidissima. Poi... Sì? Il cerchietto. Ah, okay. Questo bisogna vederlo indosso. Sì, Minù non basta mai. Sì, guardate il pigiama. Anche molto la spalla. Questa ce l'hanno data quando siamo arrivati in hotel, perché adesso è il periodo delle celebrazioni e di Frozen. Mi hanno dato anche un cuoricino. Sì. Abbiamo finito tutto? No. Cosa c'è? Cosa c'è ancora? Presa. No. Quattro gira. Delle principesse con i glitterini. Anche mangiare a Disneyland è magico. E oggi faremo la pappa qui al bistrò Sheremy. Mangeremo le ricette dello chef Gusteau e anche quelle di Remy, ovviamente. E non vedo l'ora di entrare. E poi, ragazzi, vi faremo una carrellata di tutte le cose buone che abbiamo assaggiato qui a Disneyland. E saranno tantissime magiche. Andiamo, Davide. Ok, va bene. Anche io.
intervista. Matilde, quale attrazione ti è piaciuta di più? I cavalli. I cavalli. E a te, Nicky? Le tartarughe e le montagne rocciose. Bellissime. Molto belle. E Ale, dammi il microfono. Sì. E a te? Ah sì, a me Little World. Na 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 na, na. Bellissimo. E dammi la telecamera. Anche a me, come Nicolò, è piaciuta quella delle... C'è un Nicolò che volante, ragazzi. Quella delle tartarughe. Sembrava di essere... Sì, sono Simba. Sembrava di essere nelle montagne russe, ma dentro l'acqua. Tiri dal microfono. Ragazzi, non abbiamo potuto girare il video all'interno delle attrazioni perché giustamente il regolamento lo vieta. Ragazzi, sono un Simba triste. Qua finisce il nostro viaggio a Disneyland, Ale. Anch'io sono una mini triste. Anch'io. Però tanto contenta per questi giorni. È stato super divertente. Cosa dici, pollicione? Io sono un pollicione triste. Oh, io sono una minutina. No, però ti sei divertita minuta. Sì. E poi possiamo sempre ritornarci, no? È vero, perché tra qualche anno faranno una sezione tutta dedicata a Frozen. A noi è sembrato proprio di vivere un sogno. C'è qualcosa di magico qui a Disneyland Paris. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. E scaricate l'app GBR per non perdere le notifiche e sapere quando escono i prossimi video. Ciao! Scusa Davide, quelle orecchie da dove sono spuntate? Lo shopping dell'ultimo momento, ma non sono l'unico. Già, qua abbiamo Raja Cuccioletta. Che vola! Che bello sul tappeto, è qui? Aurora! Ciao Aurora!